lo creatore, eh? Va bene, ma avete convinto? Ce lo porto, ce lo porto. Ma posso fare l'ultima volta? L'ultima volta, ma lo fa abbracciare, ma pare ai figli, eh? No, che ma fa Mario Melo. Voi non potete immaginare, guarda, guarda. Guardi, io mi dispiace, sai che faccio? Ma ti piace assai, però? No, però se la scienza mi potesse venire incontro, sai che questo? Dicevo che ce lo porti il telefono. Mm? Però se si potesse fare colazione fosse l'ideale. Questo è nobilissimo. O fai fare colazione, guaglione e ci vuole il tuo telefono. Sa quando non mangi, per anni mi dì, fai una, sa com'è con te? Un altro gesto nobile. Critichiamo pure lo siroppo, ma chiama se ci porta colazione. Dite che vuoi fare fa colazione, guaglione. Ah, guaglione. No, ha un telefonino. Un telefonino. Telefonino fa colazione. Colazione. Ma che stai dicendo? Come scienze proprio siete negati. Io ci voglio fare colazione. Cioè, avete mai di se parlare due pecore, due scimmie. Animale! La colazione! Il migliore regalo, poco le gente può clonare i telefoni, non si clonano, animale! E poi la colonazione, io sono contro la colonazione, specialmente la colonazione ricristiana. Perché non voglio mai dire clonassero un animale come a te. Gli animali come te vanno estinti. Grazie, devono estinguere. Però poi si dice, sai che la mamma di cretina è sempre incinta. Annarino, non è cosa questa settimana, non è cosa, questa ha scritto proprio, la divota ha scritto e fessari, che sono cazzate, io non le dico queste cose qua, capito? Ah, ma perché ci hanno fatto fare cuore parete? Ma voi state prendendo i programmi là di televisione? Ma posso critiche? Ah, fanno che i programmi fanno, sentite, io questa settimana, ma Leonardo Arrosta? Ma che ne saci? Stai al trucco, sì, Leonardo, è inutile che tu metti il tuo microfono, vieni a capire. Francesco, ferma un poco, spegni i microfoni. Spegni. Ma fammi capire un poco, ma che è successo? Che è successo? Ma com'è che è successo? Non ho capito, che è successo? Stavolta hai esagerato. Io questo è stronzato, non le dico. No, ma tu ci fai vedere proprio un po'. E cosa azzeccate, che la sputazza, a me non mi piace. Sì, ma voi vi rendete conto, caso 60 puntate, che stiamo scrivendo a pizzo, scrivendo a pizzo, a pizzo come un qualcuno viene meno, qualcuno viene peggio. Ma questi finto bagni, secondo me, perché è proprio una cosa esagerata. Se tu ti sei esaurito, allora è bello, onestamente, se dice, se pensa, fa una riunione con l'editore, con i registi, chiamiamo a tutti qua. Senti, Leonardo non ce la fa più a scrivere i testi, o ci troviamo qualcuno con una mano, o se no, un giudice è venuto qua. Non è che ce l'ha ordinato Mieri, che capite, Leonardo? Sì, ma un po' che buona volontà, ma mi ha fatto sempre capire quando... Mi viene meno che se avevamo raggiunto degli indici di ascolto meravigliosi, ma perché ha mai indaffato anzi tutto uno vero? E meglio che chiudiamo da campioni. Un giudice aveva raggiunto... Basta, finisce qua. Ma io a finire l'indocesso, si fa stare di scelta. Ma tu vieni pagato per fare quello che dice l'autore. Io sono l'autore, tu fai quello che dice. Ma quello tu hai ragione, al santo bisogno, capito? Perché io, se non fosse un bisogno, io sicuro te l'avessi stracciato e te facesse male. Secondo te, io se non ho bisogno, me ne sta recitando con mio esatto. No, tanto onore, la confidenza. La confidenza. Ma perché chi si tu? Ho bisogno. Io, mannaggia la miseria, io... Se una volta sta settimana me l'avevo proprio a mese, me l'avevo. Anzi, che gioco con te tre, io facciamo un bello sistemino. Ma quando è arrivato? Niente me, questa settimana 60.000 miliardi. Quando? 60.000 miliardi. La prima stronzata era un altro, 60 miliardi, 60 miliardi. E che sei? Noi ammasciamo. E noi è mai sparto pure, ma credi ci fosse? Ma perché 20 miliardi ti facessero schifo, poi non ho capito. Tu un coppavino mi ci sputa la coppa. Io non ci vengo quando ti scrivo 20 miliardi. Quanta zero ci vuole? 9 lo sa però, io stai fermando. A me l'ho 20 miliardi e ti faccio aprire il cucumino con 20 miliardi. La prima cosa, io mi vengo al salone come sta, come sta, mi vengo? Fai buono proprio. Mi compro una bella casa. A così me le vatti lui su casa, anche lui padrone di casa, a turno che ogni mese viene, e mi pare un becchino. Bravo. E c'ha reso, mi cambio la macchina, come il cane che va avere un giorno sì e un giorno no, perché lui pur per macchina che tengo, e così manca isso, voglio vedere tu. E noi ma ti pigli la macchina più grossa o più piccerella? Ma già vediamo un macchinone che pare un aeroplano, non si sape se vengo con l'aeroplano o cama. E poi va a finire quando arriva se mi apre i vigili davvero, no? No, la prima cosa. Oh. Un becchio a su scassa cacchia, voleva tornare una volta e per sempre. Oh.
questo. Io invece, a già dire la verità, esistimasse prima tutta la famiglia.